L'edilizia molisana sta reggendo l'urto delle restrizioni imposte per evitare il contagio da coronavirus, ma gli imprenditori chiedono al governo nazionale ulteriori risorse pubbliche. Che anno sarà quello che è iniziato adesso? Sperando sarà, noi siamo convinti che sarà un anno migliore, perché dobbiamo esserlo per forza, è stato un anno duro per tutti, siamo contenti che comunque l'edilizia abbia retto il colpo che casomai altri settori economici non hanno retto purtroppo, quindi con questo grande onere sulle spalle approcciamo al nuovo anno mettendoci tutta la nostra grinta per riuscire ad aumentare la mole di lavoro, dati anche tutti i nuovi sbocchi che ci sono e speriamo che ci saranno anche con le manovre economiche, e quindi siamo vogliosi di iniziare al meglio, lasciandoci il 2020 alle spalle. Sarà anche l'anno buono per sistemare questa zona industriale di Miranda che langue. Io spero di sì, spero, sono molto felice che voi abbiate preso a cuore questa battaglia che tutti noi stiamo portando avanti, perché crediamo che sia un diritto quello di riuscire ad avere una zona industriale decorosa, che sia almeno adeguata a quelle che sono le attività meravigliose che stanno crescendo in maniera spontanea in quest'area industriale. Sono tutte realtà che sono nate senza l'aiuto di nessuno, in maniera spontanea. Adesso però c'è bisogno di un aiuto, ma non per la crescita delle nostre attività, ma per il decoro nel quale queste attività sono ubicate. Quindi è giusto dare un premio alle attività che hanno scelto di stare qui, in una zona casomai meno agevole, meno collegata rispetto ad altre, però è giusto avere un minimo di decoro per poter ospitare meglio tutte le persone che vengono a trovarci.